riusciti purtroppo a fare gol pur avendo due o tre occasioni per andare in vantaggio. Dispiace perché la squadra ci ha creduto, voleva vincere questa partita a tutti i costi, soprattutto poi nella ripresa quando siamo rimasti 10 contro 10 e abbiamo giocato in una metà campo. Non voglio parlare degli arbitri perché non me ne va, anche perché anche oggi ci è stato regato un rigore un'altra volta sacrosanto il primo tempo su un fallo di mano di Rachini, mi sembra, di Rachini su un cross di Napolano. Stiamo qui a recriminare sempre qualcosina, però va bene, io e i ragazzi non posso dire niente, hanno lottato, hanno cercato di vincere la partita fino al 96esimo perché poi sono stati dati 6 minuti di recupero. Il rammarico è grande perché abbiamo fatto una grossa partita contro un avversario ostico, tosto, purtroppo non siamo riusciti a vincere e questo è il rammarico più grande. Diciamo pareggio che favorisce soltanto il Teramo a questo punto. Ma sì, no, favorisce il Teramo. Il Teramo sappiamo sta facendo benissimo, noi dobbiamo guardare in casa nostra e il rammarico è grande, ma non perché potevamo accorciare sul Teramo, ma perché meritavamo di vincere. Questo è secondo me la disamina della partita. Come ripeto, la Civitanovese è una buona squadra, organizzata, tosta, con giocatori davanti molto, molto fisici, però penso che noi oggi non abbiamo, tranne il gol, non abbiamo preso un tiro in porta da parte della Civitanovese e noi abbiamo creato quelle 3-4 occasioni che ci poteva far vincere la partita. L'eccessiva animosità in campo? Ma forse la posta in palio, il risultato di vincere a tutti i costi ha potuto far sì che magari un po' di nervosismo si fosse, però finita lì. Adesso pensiamo alla partita di mercoledì, una partita difficile contro un altro avversario ostico. Okay. Grazie mister. Ma direbbe a sicuramente ci abbiamo perso tutti e due perché loro hanno perso un giocatore importante, noi abbiamo perso un giocatore importante. Quello che posso dire è che quando siamo rimasti 10 contro 10 c'è stata solo una squadra in campo. Visto come ha fatto bene, poteva entrare un po' prima Zazzetta? Ma Zazzetta è entrato prima, è entrato quando è stato espulso Napolano e quindi logicamente nell'idea c'era di allargare Zazzetta, ma Zazzetta è entrato perché loro su quella fascia stavano soffrendo un pochettino e non riuscivano a raddoppiarci. Zazzetta ha fatto molto bene, sono contento per la sua prestazione, forse magari 11 contro 11 spazi erano diversi, così 10 contro 10 aveva avuto più opportunità di farsi vedere. Mi sembra che però insomma in 10 contro 10 chi se ne è avvantaggiato siamo stati noi, perché loro hanno dovuto cambiare davanti due giocatori importanti, hanno modificato qualcosa, no? Hanno messo un difensore, hanno tolto una punta come Spinaci, mentre noi ma avevano sempre due punte loro, sì. Perché avevano però Traini e Bonaventura. Sì, sì, però loro ne avevano tre però inizialmente, no? Bonaventura a ridosso delle due punte. Capito. Pure noi abbiamo perso Napolano che stava mettendo in difficoltà Rachini per tutta la partita. Non è che sotto l'aspetto tattico chi ha sofferto di più sono stati loro. Noi abbiamo lasciato le cose come stanno, secondo me abbiamo fatto anche bene. Ho capito. No, a me io quello che dico è che secondo me nel secondo tempo abbiamo giocato una porta, una metà campo. Abbiamo trovato una squadra ostica, però se c'era una squadra che meritava di vincere, quella era la Sammettese. Per le occasioni create, i tiri di Carteri, la palla di Marini, la palla di Pazzi davanti al portiere, e altre situazioni che potevamo fare gol e non ci siamo riusciti. Senti, questo è il rammarico più grande. Il presidente è stato molto pesante nei confronti dell'arbitro. Tu l'hai un pochino sfiorato, no? Questo no, io, no, la cosa che mi dispiace è perché ho visto la fotografia di un fotografo. Il rigore era nettissimo. Si vede proprio la mano aperta e lui che prende la palla con la mano. È la terza volta perché la stessa cosa era capitato a Teramo per due volte, quindi dispiace perché secondo me siamo stati penalizzati perché abbiamo preso un gol evitabilissimo e soprattutto perché per quello che si è visto in campo, se c'era una squadra che meritava di vincere, quella era la Sammettese.